Quando pensiamo alla violenza contro le donne, all'abuso domestico o a situazioni simili, la prima persona a cui pensiamo è la vittima diretta, quella contro cui agisce l'aggressore. Ma anche i minori che diventano testimoni di questa violenza fisica o verbale ne soffrono profondamente. Le grida, i litigi, le scene cruente, il sangue, rimangono come cicatrici indelebili nel cervello, che sbiadiscono, senza mai scomparire del tutto, e possono portare un bambino a diventare a sua volta un violento contro l'altro sesso. Molte persone non hanno il coraggio di alzare la voce quando sono vittime di un abuso domestico, anche solo verbale. Così facendo, i minorenni subiscono passivamente e assistono come spettatori involontari. Bloccare gli abusi non appena si presentano può impedire la diffusione della violenza, perché prevenire è meglio che curare. Impresse nelle sue gote, si erano sedute e poi cementificate le sberle di quell'uomo che un tempo aveva avuto il potere di renderla felice con uno sguardo. Sguardi che non erano più dolci come il miele, ma aspri, come l'alcol che ogni sera quell'uomo ingeriva. Aspri, come le parole che le alitava in faccia mentre la possedeva senza consenso. Impotente, spaventata, dolorante, violata, si rannicchiava cercando di far scomparire se stessa e il suo cuore. Quel cuore che amava molto. Troppo, indistintamente, quel cuore che aveva più lividi e graffi delle sue cosce, quel cuore che gli era stato strappato dal petto dalla persona che un tempo aveva creduto quella giusta. E se le cose fossero andate diversamente? Se i gaffi fossero state carezze, se le parole fossero state d'amore, se i pugni fossero stati baci. Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui gli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l'oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato.